Tu nell'ultimo album, no? La prima canzone, proprio la prima canzone dell'ultimo album, canti e scrivi, insomma, sono io il più inutile dell'inutile, no? Ti senti veramente così? No, però diciamo è un pensiero che ricorre nella poesia, questa accettazione e anche ricerca, insomma, diciamo del licheno. Il licheno, che sono le piante del muschio. Certo. Il Camillo Sbarbaro, per esempio, era un grande collezionista di licheni. Cioè, quindi ritrovarsi e conoscersi come cosa estremamente piccola, quindi allo sguardo comune è inutile. Cosa si può fare secondo te per non sentirsi inutile? O è una condizione? A volte, sai, se abbiamo comunque un'accettazione, si può avere anche lettura positiva, il sapere di essere inutili, anzi, più delle volte diciamo devastanti per un pianeta che non ne può più. Quindi è meglio cercare anche una propria inutilità, alle volte come mai, meno fai, più sei in armonia. Questo lo dicono anche i taoisti, Lao Tse diceva di non fare. Sì, diciamo, dalle tue canzoni trasuda molta inquietudine, passione, insomma, è una tua cifra stilistica, cioè, ti dai pace qualche volta. Alle volte mi ritrovo inquieto, inquiete, inquiete ma sempre inquieto, inquieto, inquieto. Quindi è proprio una È tua una condizione, insomma. condizione, sì, va bene, sai, a volte ti ci portano, sai, sì, però è sempre un modo, diciamo, più possibilmente che il corpo non acquisisca cellulite, essere sempre in corsa, Sempre in forma, diciamo, a livello sbagliante, in forma sbagliante, non sbagliante, sbagliante, giusto. sbagliante. Senti, cosa è cambiato dall'ultimo album, in questo album che è uscito da poco? In che senso? Cioè, Cioè, diciamo, c'è stato un cambiamento secondo te, oppure ti senti diverso? Hai messo novità, no, beh, la vita è sempre un continuo divenire, quindi sai. I dischi sono un po', gli album sono lo specchio del momento in cui stai vivendo, è così. Ho riallacciato con la produzione di Filippo Gatti, che era di un disco, di 3 dischi fa, che era Per l'amor del cielo, e quindi ho ricercato anche per certi aspetti quel tipo di sonorità molto intima, pur se c'è anche qualche brano un po' bizzarro, diciamo rock, secondo me. E nel tuo percorso, insomma, nella tua carriera, hai cercato di seguire un percorso lineare, cioè, non so, oppure ti senti più a zigzag? Un zigzag, sì. Confido molto nel mio istinto che mi fa sbagliare strada. Quindi zigzag vuol dire anche, sai, la musica è fatta di incontri, magari trovi un produttore che suona reggae, mi sono trovato a fare disco reggae, mi trovai con Bollani, entrai nelle sonorità più jazzistiche. Con Filippo Gatti, insomma, mi avvicino sempre a cercare questo country toscano esistenzialista, ecco. Bella definizione. Cioè, infatti volevo farti una domanda sulla Toscana, insomma su Livorno, che sei molto legato alla tua città, città che chiama anche Piero Ciampi. E se ti dico Piero Ciampi, tu cosa mi rispondi, tra virgolette? Vabbè, rispondo subito, grande uomo e dopo artista. Si sente più la vita, la storia di un uomo che aveva anche un certo coraggio di raccontarsi a nudo, ecco, diciamo uno strip teaser Poetico dell'anima. dell'anima, sì. Però, diciamo, almeno nel titolo, il tuo ultimo album è dedicato, insomma, a Emanuele Carnevali. Ecco, se ti dico invece Emanuele Carnevali, cosa mi dici sempre? Beh, Carnevali purtroppo era un grande poeta, un grande artista, insomma un grande uomo anche lui principalmente, che nessuno conosce, insomma, di cui insomma l'Italia potrebbe anche un po' vantarsi, nel senso che poi lui scriveva in inglese perché fuggì in America, insomma,
così, bloccato dalla vita, insomma, a 16 anni si trovò in America, parlò l'inglese da cartellone pubblicitario e divenne un poeta americano, insomma, un precursore di quello che poi è stata la letteratura di John Fante, Bukowski, insomma. Diciamo tu senti come esigenza quella di richiamarti a ciampi, carnevali, cioè, nel senso vuoi anche farli scoprire? No, certo, appunto, sì. Magari appunto, un pubblico più ampio, consapevole, insomma, che anche la canzoncina sia cosa, la canzone, un canzonetto, sia cosa inutile, però non è proprio poi inutile, perché magari può essere una piccola cosa che porta a grandi cose, essere un tramite per grandi cose. Un richiamo, diciamo. Sì, mi piace questo mio essere di passaggio, anche ricordare, suggerire. Mm-hmm. Sì. In effetti poi quando ho fatto alla Feltrinelli vendevo il mio disco, ma compravano più il libro di e io ero contento. Con te? Beh, certo, sì, finalmente si diffonde uno che può spostare la vita. Certo. Io non so, perché essendo vivente, sai, poi nemmeno ci tengo a questo, però so che lui ha questi poteri, il suo libro, i suoi scritti. Certo. E senti, com'è collaborare con Francesco Bianconi, il Bastelli? Ma bene, tranquillità, con un inglese del toscano, certo. Una tempra molto inglese, molto british. Però tra toscani insomma li capite bene, sapete? Sì, forse sai, i livornesi tendono ad essere molto poco british, forse più marsigliesi, diciamo. Più marsigliesi. Più chansoni francesi, diciamo. Più chattroni. Sì. E sai, tu vivi a Livorno? Sì. Tu hai deciso di vivere a Livorno. E perché questa decisione? Oppure semplicemente perché? Perché semplicemente ho due figli ancora che da non controllare, brutta parola, ma da osservare che crescano bene. Da cudire. Poi non lo so, sì, da cudire, da pagare gli alimenti, da portarli a scuola. Certo. Senti, tu sei cantante, poeta, performer, diciamo, come ti hai definito, anche attore, qual è la dimensione che cui trovi meglio? Un po' tutte, perché quando mi dicono come cantante fai schifo, io dico, ma io faccio l'attore. Quando mi dicono come attore fai schifo, io dico, faccio il cantante. Tenere tutte aperte queste vie come una difesa, capito? Forse avere più porte, fuggire sempre dal fatto di essere anche qualcosa. Ecco, Carnevali stesso diceva, se mi chiamate artista, io ti chiamerò giornalista, ti chiamerò macellaio, quindi non si può definire con una parola. A ti piacciono queste etichette? Oppure no. Non ti piace? No. In fondo, quando uno si racconta e vengono fuori i racconti che arrivano a tutti gli uomini, si è tramite, ecco, non si è un tramite di certe storie vissute, ecco. Come quando si dice che certi libri sono scritti bene, quello scrive bene, ma io penso più probabilmente gli scritti vengano perché sono storie forti, quindi, certo. E qualcuno è un tramite di questo scritto, quindi non ci credo a questo fatto della buona scrittura. Credo della buona lettura che uno può avere poi dentro se stesso, però sono gli eventi anche forti che provocano grandi storie, grandi musiche, anche di momenti, diciamo, devastanti come la guerra, il dopoguerra. E forse azzardo dire che il live, insomma, il cantare dal vivo è la dimensione che preferisci, che magari mette insieme un po' tutte le cose che tu fai. No, sicuramente succede lì e lo trovo, diciamo, più, se vuoi, divertente, stimolante, sai, anche sempre diversa e nuova, ecco, perché il pubblico non è lo stesso, il posto non è lo stesso. E non riesco a fare sempre la stessa cosa, certo. Soprattutto poi devo divertirmi anch'io, sennò poi a volte forse preferito dire un brutto spettacolo dove chi lo fa si è divertito, certo. Piuttosto uno fa uno spettacolo perfetto dove
però si capisce che non si diverte. Senti, ho letto da qualche parte che ultimamente insomma, avevi visto Mad Max, no? Sì. Quanto ti piace il cinema? Tu hai fatto parte anche del cast della prima cosa bella, insomma, quanto ti piace andare al cinema? Mi piace, sì, poi va bene, ora sai, le sale sono molto... Purtroppo i film durano poco, non ci hanno durato. Se non fanno pubblico durano poco, non le sale, c'è subito. Ah, li cambiano, dici? Li cambiano, non c'è niente, non danno tempo. Una volta il cinema era anche passaparola, no? Certo. Ancora lo è, ma deve essere tutto veloce, sì. No, quello di Mad Max mi è piaciuto, così, forse c'ero con mio figlio, piaceva molto a casa. Anche a me comunque è un grande fumetto, se bisogna ammettere, quando fumetti sono fatti bene, ecco, sì. Anche il Grande Hotel Budapest, certo. È un grande fumetto, il più bello di Mad Max, a mio avviso. Però, ti piace Wes Anderson? Il regista di... Sì. Sì, sì, anche gli altri film, cos'è te ne... Moonrise Kingdom, mi è piaciuto. Non l'ho visto tutto, a volte sto un po' indietro col cinema, a dire la verità, perché... Non è facile, quando sono una ragazza tendo a stare in casa, lo faccio io, cioè, principalmente tu capisci, mi parlo come Marcello Mastroianni, e questa si addormenta, felice, quindi faccio l'attore. E infatti ho detto anche di Ugo Tognazzi, in realtà. Sì, alle volte provo anche con un super cazzo. Sì, ma se vento matto, se vento. No, sono dei suoni, sai che faccio? Faccio i suoni di quelli che mi piacciono, ecco. Senti, ti faccio una provocazione. Cosa ne pensi di talent show? Dei talent? Non lo so, Cioè, tu che comunque sei... Ai antipodi, diciamo, tu questo. Non è che mi piacciono tanto, però penso ci siano sempre stati. Purtroppo è un modo di far vivere la musica attraverso dei mezzi di comunicazione, non più. Ma io penso che la musica nuova comincia sempre da uno sgrammaticare, che invece dagli errori, magari dagli sbagli. Da non saper suonare, ecco, lì invece bisogna essere bravi. Io, alle volte c'è più bravura non stonato, chi lo sa. Certo. E poi la frase di John Lennon stesso, dice, volevamo, Bob Marley voleva suonare Calypso, ha inventato il reggae, io volevamo suonare rock and roll, l'abbiamo inventato qui. Senti, le ultime due domande, insomma, sei stato invitato qua al Cioccolato, la città di Castello, insomma, cosa ne pensi di questa manifestazione, insomma, sei felice di far parte di questi eventi? Certo, sì, posso ridere anche se preferisco le marmellate, comunque sono contro la cioccolata. Faremo l'altra marmellata, se vuoi. Inventeremo l'altra marmellata. Sto scherzando, la cioccolata mi ricorda sempre che mia madre malediva la Nutella, perché c'era la frase che diceva, è come dei vostri nonni, dai vostri bambini Nutella, e mi madre vaffanculo, cioè detestava proprio questa frase, perché lei gli è stato dato pane e olio, c'era la miseria nera, certo. E quindi questo mi ha sempre fatto un po' pensare alla cioccolata come un lusso.